Beh, ciao! Ma che succede? Ehi, ti sto parlando, che cos'hai che non va? Ascolta, se sei di cattivo umore, allora dimmelo, ci può stare! Ciao ragazzi! Sapete che cosa sta succedendo a questo criceto? Sto cominciando a preoccuparmi! C'è qualcosa di strano nel suo comportamento. Che cosa c'è che non va? Dai su, dimmelo, perché non corri sulla tua ruota girevole? È Siu che non vuole? Ah, ho capito! Sei troppo timido per parlare davanti alla telecamera. Ora sistemo tutto io. Dunque, che cosa piace ai criceti? Ok, ora dov'era? Questo non mi serve. Ho trovato. Cominciamo con la carota. Ecco qui, ne vuoi un po'? No. Ah, fa niente. Ragazzi, che cosa sta succedendo qui? Niente di speciale, stiamo solo parlando. Che strano, Sam, sentivo soltanto la tua voce. No, noi qui ci stavamo divertendo un sacco, sai, cantando e tutto il resto. Cantando? Ma che dici? Ragazzi, voi l'avete visto! Sammy, se vuoi fare amicizia o giocare con qualcuno, non puoi riempirlo di domande ed essere così noioso. Ma ho provato anche a dargli una carota! E che ne dici di questo? Wow! Ehi, amico mio, ti piace l'idea di Sue? A proposito, ragazzi, non abbiamo ancora trovato un nome per il nostro amichetto, potreste aiutarci? Scrivete le vostre idee nei commenti qui sotto e sceglieremo il nome più quotato. Ragazzi, se vi piacciono i labirinti tanto quanto piacciono a noi, mi raccomando, commentate qui sotto! Siu, non pensi che questo labirinto sia troppo semplice? E che cosa mi consigli? Facciamone altri 4! Sì, è una buona idea! Ogni labirinto su un livello diverso. E per renderli ancora più belli useremo colori diversi. Sbrighiamoci e cominciamo a disegnarlo! Questo labirinto sarà un po' più complicato. Oh, Siu, vedo già che sai che cosa disegnare. Bene, Sammy, sarà un labirinto insolito. Oh, è rotondo! Esatto! Anche io mi sono inventato qualcosa, guarda! Wow, è fantastico, Sammy! Bene, abbiamo bisogno di altri 2 disegni. Senti, forse possiamo usare questo tubo nel nostro labirinto? Diamo un'occhiata. Certo! Spero che il nostro amico criceto ci stia qui dentro. Ragazzi, se vi piace l'idea di questo labirinto a 5 livelli, dateci un pollice in su! Sam, che cosa ne pensi del 4° labirinto? È assolutamente fantastico! Cominciamo a costruirlo! Perfetto! E progetteremo il labirinto rosso più tardi. Ok! Siu, Siu, vieni a dare un'occhiata! Il nostro amico sta già testando il futuro labirinto! Allora, amici, ogni labirinto richiederà una base di cartone come questa. Il primo labirinto richiederà soltanto cartone. Sam! Sì, sì, è quasi tutto pronto! Ecco qua, ho tagliato tutte le parti. Wow, controlliamo quello che abbiamo. Non c'è bisogno di controllare, ora di incollare! Come vuoi, Sammy. Questo labirinto non è facile come sembra, ma lo vedremo più tardi. Non dimenticare di incollare questo. Grazie, Sammy. Oh, Sam, stai davvero facendo un ottimo lavoro. Hai preparato così bene tutte le parti. Non devi ringraziarmi. Chiamami il maestro dei labirinti di cartone. Ti nominerò così sul mio telefono. Ragazzi, il nostro primo labirinto è pronto. Io penso che sia fantastico. Certo che lo è, dal momento che ho tagliato tutto io. Ora passiamo al prossimo. E questo labirinto sarà rotondo. Allora ti servirà questa. Non penso proprio, Sammy. Non ci servirà affatto la palla. Invece arrotolerò del cartone. Secondo il nostro disegno, il cartone deve essere di forma rotonda, quindi non dovrebbe essere troppo spesso. Cominciamo a lavorare. Wushi, wushi, wushi! Sono il re del cartone! Dobbiamo sbrigarci a assemblare il nostro labirinto perché Sam ha preparato già le parti per il terzo.
Incollalo bene, ti sto guardando. Oh wow, mi piace un sacco il nostro labirinto rotondo. Ancora un po' e sarà pronto. Perché ci vuole così tanto tempo? Ho quasi fatto tutto per il terzo labirinto. Oh, non vedo l'ora che inizi la corsa dei criceti. Se non mi mettessi fretta farei tutto più velocemente, non pensi, Sammy? Ragazzi, quale labirinto vi piace di più, il primo o il secondo? O il terzo o il quarto? Davvero divertente, non li abbiamo neanche fatti! Allora faremo un sondaggio quando tutti e cinque saranno pronti e i nostri spettatori sceglieranno il migliore! Wow, facciamolo! E scriveranno la scelta nei commenti! Immagino che dovremmo mettere le parti in questo modo. Ah, capito! Stai attenta con i ricci! Quali ricci? Ma come quali? Questi, ovviamente! Oh, scusami, non avevo capito subito! Ah, ma come hai potuto dimenticarti dei ricci? Non capisco! Povero Sammy! Vabbè, nel prossimo labirinto non c'è molto cartone! Ah, non vedo l'ora che il criceto corra nel labirinto! Sarà davvero divertente! Woohoo! E ci siamo! Il terzo labirinto è pronto, sì! Wow, io vedo soltanto dei ricci qui! Va bene, e ora arriva un compito molto interessante, ragazzi! Hai dimenticato qualcosa! Ottimo, sei arrivato giusto in tempo! Innanzitutto dobbiamo dividere la nostra piattaforma in quattro parti, in questo modo, usando il cartone! Ehi, ma questo non sembra un labirinto, sembrano le stanze in una casa degli Hobbit! Ma guarda questa fantastica porta girevole! E il tubo? Il tubo, dove lo installiamo? Non ti preoccupare, lo mettiamo qui! Ma non sono preoccupato! Spero che al criceto piacerà quando lo vedrà! Quindi dobbiamo trovare qualcosa per queste due sezioni! Ma lasciamolo così, scusa, abbiamo già la porta girevole e il tubo! Ma no! Dovremmo almeno riempirli con qualcosa di brillante tipo questo! Mi sa che non sarà facile uscire da questo labirinto! E penso che questo labirinto sia più bello degli altri. E poi è più impegnativo. Ora fate attenzione. Costruiremo l'ultimo labirinto, il quinto. Indovinate di che colore sarà. Esatto, sarà rosso! Bene, qui sarà tutto più facile. Wow, ma è un labirinto italiano! Perché italiano? Questi sembrano spaghetti. Sono lunghi e ricci! A proposito, ragazzi, quale tipo di sugo preferite? A me piace il ragù! Commentate qui sotto! Sammy, penso che tu abbia soltanto fame! Ecco perché vedi gli spaghetti dappertutto! Il labirinto italiano è pronto? Già! Siamo una grande squadra! Evviva! Possiamo cominciare la corsa! Labirinto a 5 livelli! Questa è una novità per il nostro canale! Ragazzi, dateci un pollice in su per il nostro valoroso maratoneta! Pronti, partenza, via! Mi chiedo quanto ci metterà ad arrivare al traguardo! Su, forza, piccolo! Avanti, su, vai, criceto! Puoi farcela, ho fiducia in te! Sarai il nostro nuovo super campione! Ce la farà? Forza, piccolo, andiamo! Io ci scommetto quello che vuoi, che ce la farà, su! Penso anch'io che abbia la stoffa per farcela! Avanti, campione! Oh, no, 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 no! Questo è barare, torna un po' indietro, tu! È troppo furbo! Allora, il primo labirinto è stato abbastanza facile, il campione sembra molto fiducioso! Ragazzi, non dimenticate di commentare qui sotto quale dei 5 labirinti vi è piaciuto di più! E adesso guardiamo come il nostro amico affronta il secondo labirinto! Ops, tesoro, questo è un vicolo cieco! Vai qui! Vai, vai, vai! Sì, sì, stai andando alla grande! Wow, ammazza quanto è veloce! Ora il compito diventa più difficile! Puoi farcela, amico! Noi facciamo il tifo per te! Non preoccuparti, Sammy, sono sicura al 100% che ce la farà! Visto, c'è riuscito! Oh, e adesso arriva la mia parte preferita! Sì, forse dovremmo aiutarlo?
No, no, controllo la situazione. Tutto procede come previsto. Il nostro criceto è super intelligente. I giocattoli non gli piacciono molto. E vabbè. E l'erba sintetica non l'ha confuso. Che bravo! Evviva l'ultimo livello! Incredibile! Non avrei mai pensato che sarebbe stato così divertente. Continua, piccolo. Mancano soltanto pochi passi. Ci sei quasi! Forza, campione, forza! E vai! No, oh, bravissimo! Il nostro campione! Sei fantastico! Ragazzi, vi è piaciuto il nostro labirinto a 5 livelli? Se sì, allora dateci un pollice in su! E ricordatevi di iscrivervi al nostro canale! Ciao ciao!